Quarta domenica del tempo pasquale, per tradizione, viene dedicata dalla Chiesa alle vocazioni, soprattutto alla vocazione alla vita consacrata, alla vocazione al sacerdozio, al diaconato. E c'è il Vangelo del Buon Pastore che richiama, ecco, questa vocazione anche di Gesù, di essere pastore che porta a tutti la gioia del regno di Dio, così come dovrebbe fare ogni consacrato del Signore. Dice il Vangelo secondo Giovanni: in quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. Immagine così del buon pastore, è sicuramente una delle più dolci e delle più commoventi anche, che Gesù ha usato proprio presentando la sua opera di Messia, di Salvatore. È una similitudine che già troviamo nell'Antico Testamento, perché Dio aveva parlato ai profeti con questo accento di un Dio pastore, no? Ecco, il Dio pastore che raduna il suo gregge è il suo popolo, e per il suo popolo dona veramente tutto ciò che ha per renderlo felice e sereno, il pastore che poi prende sulle sue spalle le pecore che sono più piccole, che non riescono a camminare, che in qualche modo ha cura di quelle più deboli e che va alla ricerca anche della pecora smarrita. Sono accenti di un'azione di Dio che vuol dire al suo popolo quanto gli è vicino, quanto ha cura giorno per giorno del suo cammino, tortuoso, difficile anche nella storia. Dio che non si allontana mai dal suo gregge. E Gesù accoglie questa similitudine dei profeti per applicarla a sé, dicendo: io sono il buon pastore. Perché ci sono anche dei pastori che, sì, sembrano a servizio del gregge, ma sono in realtà dei mercenari. Sono assunti, diciamo così, dal padrone del gregge perché si occupano del gregge, ma non essendo il gregge loro, di fronte al lupo, di fronte alle situazioni difficili, lasciano le pecore e fuggono. Io, dice Gesù, non sono mercenario che fugge di fronte alle situazioni difficili e complesse della gente. E lui infatti si è investito pienamente di tutti i dolori, le sofferenze della gente, ha difeso i deboli, i piccoli, i poveri, si è fatto accogliente verso i peccatori, ha perdonato anche quelli che lo stavano crocifiggendo. È veramente il buon pastore, che gli importa delle pecore, gli importa di ogni pecora anche, e vuole che nessuno si perda. Questo amore profondo, ecco, di Cristo che manifesta l'amore di Dio, appunto attraverso questa similitudine ce lo fa sentire molto vicino, vicino a noi, vicino alla Chiesa, vicino a tutti coloro che poi camminano sulla strada anche di questo pastore e sono chiamati da lui stesso ad essere un po' la sua presenza. Per questo dicevo che è la giornata delle vocazioni, perché il sacerdote, il Papa, i vescovi, in parte i diaconi anche, insomma, no? Siamo un po' tutti chiamati ad essere in mezzo al popolo di Dio, segno di questo Gesù pastore. Il vescovo porta anche il pastorale, no? Quando fa le cresime, viene in parrocchia, perché
perché è colui che è chiamato, come successore degli apostoli, a camminare davanti al gregge e indicare la strada che conduce al Signore. Ci sono però delle caratteristiche importanti che Gesù offre in questo Vangelo riguardo al rapporto tra pastore e pecore. Dice che le pecore conoscono il pastore, conoscono la voce del pastore e lo seguono. E questo è il significato proprio di una obbedienza, di una fedeltà alla voce di Cristo. Questo è un compito che riguarda tutti, dal Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti, tutti siamo pecore in questo senso, che dobbiamo seguire Gesù. Lui è il pastore, il grande pastore della Chiesa, anche se in nome di Cristo alcuni membri della Chiesa sono chiamati appunto ad essere anche, vengono chiamati pastori, ma in realtà anche loro sono pecore, tutti siamo del gregge del Signore. Sant'Agostino aveva un'espressione molto bella a questo proposito, diceva ai suoi cristiani: con voi sono cristiano, con voi sono membro del gregge del Signore, e dobbiamo aiutarci tutti a crescere nell'amore e nel cammino verso di Lui. E questo è un titolo di grazia, perché siamo stati chiamati nel battesimo ad essere parte di questo gregge, tutti. Per voi sono vescovo, differenza tra il con e il per, con voi e per voi, cioè il per dice, indica che sono a servizio, che il Signore mi ha chiamato e mi ha dato un compito particolare di servirvi, di servire la vostra gioia, di servire la vostra fede, di servire la vostra vita, un servizio che offro attraverso la parola, i sacramenti, attraverso la mia azione di carità, la mia testimonianza. E questa espressione indica appunto l'importanza fondamentale che comunque tutti ci sentiamo uniti e corresponsabili per far crescere questa unità e questa comunione nel gregge del Signore e seguire tutti e aiutarci tutti gli uni con gli altri per seguire bene la via che il pastore ci indica. Gesù poi aggiunge una cosa importante, dice che dà la vita per le pecore. Quindi Lui ha dato la vita per noi e noi siamo chiamati a dare la vita, gli uni con gli altri. E soprattutto chi è consacrato al Signore e riceve questo grande compito di essere il segno del suo essere pastore, deve dare la vita. Mi sento come vescovo interpellato molto da questa espressione di Gesù. Penso che anche i miei sacerdoti, tutti siamo interpellati. Donare la vita non è una cosa semplice. Significa non solo fare dei servizi, donare dei sacramenti, fare tante cose anche di carità, diciamo così, ma significa investire veramente il nostro cuore, la nostra esistenza, amare il gregge del Signore che ci viene affidato in maniera profondissima, fino a dare tutto noi stessi veramente, così come una madre e un padre a volte danno anche la vita per i figli. E questo è un traguardo veramente importante e decisivo dell'impegno di ogni consacrato, di ogni sacerdote, di ogni vescovo, perché sì, c'è sempre la tentazione di farne un servizio, non dico un mestiere, questo no magari, ma un servizio. Invece oltre al servizio c'è questo mettere in gioco se stessi, mettere in gioco il proprio cuore. Preghiamo veramente il Signore in questo giorno, chiedendo che susciti nel cuore di tanti giovani, di tante ragazze anche, l'impegno a consacrarsi a Lui, nel sacerdozio, nella vita consacrata, nella vita religiosa, cioè questa vocazione, queste vocazioni che sono molto, fortemente in crisi oggi, sappiamo quante difficoltà per un giovane, per una ragazza scegliere questa strada. Io mi auguro e faccio appello proprio anche alle famiglie. Una volta si diceva la famiglia è il primo seminario, il primo noviziato. Oggi le famiglie sono molto in difficoltà, anche hanno certamente meno figli di una volta, ma al di là di questo la difficoltà proprio anche di accogliere a volte la vocazione di qualche ragazzo o ragazza. Siate generosi. Gesù, non si lascia vincere in generosità. Se un vostro figlio o figlia, vi manifesta questi segni di aprirsi alla vocazione sacerdotale o religiosa, non ponete ostacoli, ma anzi
siate gioiosi, contenti, perché è il Signore che ha privilegiato la vostra casa, chiamando un vostro figlio o figlia ad essere un segno, ecco, di questa sua viva presenza anche in mezzo al suo popolo. E questo ascoltare la voce, ecco, del Signore è anche un rendersi disponibili. In fondo la parabola del buon pastore riguarda poi non solo sacerdoti, consacrati, ma riguarda anche i genitori, riguarda anche coloro che hanno il compito di educare, di formare, di essere pastori nella propria casa, no? E anche su questo ci sarebbe tanto da riflettere, ma basta dire che sui genitori, sui nonni, sulle persone che guidano anche il compito educativo c'è la grazia del Signore, c'è la sua chiamata. Io dico, abbiate fiducia della vostra opera educativa, ma siate nella vostra casa veri pastori, buoni pastori, che indicano la strada della verità e della vita, non solo con le parole, ma anzitutto con la vostra esperienza. I ragazzi, i giovani hanno bisogno di vedere che noi per primi, come adulti, educatori, mettiamo in pratica ciò che chiediamo loro. Allora la nostra testimonianza sarà veramente efficace. Buona domenica.